sul nostro canale. Oggi vi registreremo un video tanto richiesto. Avevamo infatti posto il sondaggio sulla nostra pagina Instagram e eravate curiosissime di scoprire tutti i prodotti che abbiamo ricevuto e acquistato in questi due giorni di Cosmoprof 2018. Partiamo subito da una campagna benefica promossa quest'anno dal Cosmoprof che si chiamava Peak Powered by Cosmoprof. Praticamente si aveva l'opportunità di donare 10 euro e scegliere tra diversi prodotti rilanciati da diverse aziende, alcuni molto molto validi. E ve li facciamo vedere subito. Allora, io ho scelto quest'acqua micellare della Only Bio, è una mini taglia, quindi andrò a testarla negli struccaggi che faremo insieme, come ben sapete, nelle dirette serali. Non l'ho mai provata, però sono curiosa di testarla. Uno dei prodotti che mi attirava maggiormente era questo sapone vegetale da massaggio del brand Elan, un brand biologico al 100%, e mi attirava tantissimo l'odore, sì, perché era così forte che aveva proprio riempito tutta l'aria Cosmoprof centrale. Io invece vi mostro una maschera per capelli di un brand che non ho mai sentito, Mystic Black Novex. È una maschera per capelli disidratati e bisognosi di idratazione. L'andrò a provare perché, come ben sapete, i miei capelli sono strasecchi perché sono trattati, e vi farò sapere come mi ci trovo. Altro prodotto invece che ho scelto è questo bellissimo smalto, che mi auguro che si veda il colore effettivo, ma dubito. Comunque questo viola molto scuro, un magenta scuro, della Orly, scommetto che lo conoscete anche voi, comunque fa parte della linea uscita l'anno scorso. Avevamo già provato degli smalti di questa linea e abbiamo deciso di optare per questo colore. Altro prodotto che abbiamo preso sempre nella campagna boutique è il nuovo blush della collezione di make up di Equilibra. L'abbiamo preso entrambe nella colorazione pesca perché l'altra colorazione era terminata, però non vediamo l'ora di provarlo, anche perché il packaging interno è veramente fantastico, completamente nero, con lo specchio all'interno, se riuscissi ad aprirlo, con lo specchio all'interno e il colore. Allora, altro prodotto invece è questo latte abbronzante viso corpo al frangipani. È il brand, è un brand che abbiamo provato scorso anno e scoperto proprio durante il Cosmoprof, è questo Solarium Club. Dunque sembrava un prodotto davvero interessante e adatto proprio per il periodo pre-estate. Invece io ho scelto questo struccante viso della Sakin, non l'ho mai sentito questo brand. Ovviamente io sono fissata con struccanti e cose varie. Questo qua invece è una crema viso pelli impuri alla papaya, che fa parte sempre dello stesso brand del latte corpo abbronzante. L'avevamo provato scorso anno, forse in veste diversa perché questa qua farà parte della nuova linea. Comunque un SPF 20 io penso sia proprio adatto alla mia pelle. Vi mostro altri due prodotti che ho scelto. Uno è un balsamo labbra della Perfecta Lip Balm. Preso uguale ovviamente. Sì, 5 in 1, va a idratare le labbra, proteggerle dal freddo, e ovviamente molto molto carino il packaging, che praticamente è a vasetto che si avvita e si svita come un vasetto. E come ultimo questo qua di Eva Garden, che è sempre un lip balm colorato. Io purtroppo volevo trovare la colorazione rossa, però ho preso questa fucsia che vi dirò non è malaccio. Ultimissimo prodotto di questa bustina con i 7 prodotti, nel mio caso, e anche forse sì, nel anche io ce l'ho. Abbiamo preso questo mascara allungatore di Fito Studios Makeup. Credo che il brand, il brand è Fito Pharma. E probabilmente sarà un mascara nero dall'effetto allungante, quindi lo proveremo. Forse avevamo provato un ombretto di questa linea scorso anno. Comunque vi faremo sapere cosa ne pensiamo e troverete tutte le recensioni sul canale Instagram. Come ogni anno passiamo sempre dallo stand di Eva Garden, e quest'anno con piacere ci è stato mangiata questa matita labbra. La mia è nella colorazione 765, che sarebbe un bel rosso mattone pieno. La mia invece nella colorazione 763, che è un bellissimo nude, proprio le tonalità che prediligo. Sembra che hanno fatto apposta. Sì, dubito lo vediate, però è veramente un nude che penso si abbini perfettamente alla mia tonalità di pelle. Passiamo ora alla truccheria.
Sì, decisamente. Allora, la truccheria era uno step fondamentale di quest'anno perché avevo finito la cipria, quella bianca, trasparente. Comunque quest'anno erano uscite le due nuove versioni, la versione gialla per pelli più mediterranee olivastre e quella aranciata per pelli scure. Nel mio caso, che ho sempre utilizzato la bianca e ho sempre pensato mi ingrigisse un po', ho deciso di passare alla cipria compatta, sempre l'Ultra HD, nella versione gialla. Che vi mostro subito, è la numero 02, il packaging è completamente cambiato, io lo trovo estremamente elegante, bellissimo, tutto matte, nero e in latta. E vi mostro l'interno che è davvero bellissimo, c'è la cipria e sopra, non vorrei darvi fastidio, c'è lo specchio, quindi anche comodissima da tenere in borsa per qualche ritocco dell'ultimo minuto. Mentre io ho preso la matita labbra in color nude, però non nella versione waterproof che avevo preso l'anno scorso, l'ho presa nella versione classica. Altro prodotto che ho deciso di acquistare che proprio mi serviva è il correttore aranciato per andare a contrastare le occhiaie. Ve lo mostro subito, sicuramente un prodotto che conoscete, è il Lift Concealer. Questa qua è la colorazione più aranciata, quindi la 02. L'ho swatchata, trovo anche che illumini molto la zona. Ultimissimo prodotto che abbiamo deciso di prendere e di dividerci è questo kit di 4 rossetti che troviamo davvero bellissimi perché sono 4 tonalità che davvero si addicono ai nostri gusti, perché sono due tonalità nude, poi c'è un rosso molto intenso dal sottotono freddo e un borgogna molto scuro, penso sia il più scuro tra tutti i 4. Infatti sono delle mini size, quindi sono delle ottime idee per provare diversi colori e rendersi conto quale sta meglio addosso e magari l'anno dopo, quando passeremo dalla truccheria di Via Galliera, prendere la size normale. Siamo passate dal stand di La Vera che ci ha lasciato 3 cose carine diverse da provare. Questa crema mani e cuticole all'oliva e alla camomilla, che proveremo senz'altro. Questo lip balm riparatore al melograno, noi ci troviamo benissimo con i loro lip balm, anche perché hanno un inci perfetto e sono davvero validi. E una bellissima penna color rosa. Sempre nel padiglione biologico siamo passati da Delidea, che ogni anno presenta dei prodotti veramente fantastici, e ci hanno lasciato questo bagno doccia rigenerante ai litchi e frutti rossi e ha proprio la particolarità di contenere questi micro un sacco di glitter, quindi gliel'abbiamo rinominato proprio il glitterino, il glitterato, no, glitterato, il glitterato, e tutti passavano proprio a richiedere il glitterato, il glitterato. Nel padiglione americano ci siamo imbattute in un nuovo brand di make-up, infatti quel padiglione è pieno di brand stranieri, e ci siamo imbattuti in questo brand che si chiama Coqui e che ha come simbolino un elefantino. Vi mostro a random più o meno i prodotti che ci hanno lasciato, e ci hanno lasciato questa crema per le sopracciglia, quindi in gel da andare ad applicare con un pennellino, questa matita labbra nude molto molto carina automatica, liquid lipstick sempre in una colorazione nude, praticamente sembra che lo sapevano che ci piacciono queste tonalità, questo mascara allungante, un'altra cream gloss nella colorazione nude, un correttore illuminante, una matita nera per gli occhi, eyeliner nero. Passiamo ai prodotti più corposi e numericamente anche più, più abbondanti, che sono quelli di Benecos. Allora, Benecos anche questo l'abbiamo trovato nel padiglione green, quindi prodotti assolutamente biologici e con inci impeccabile. In questo stand abbiamo preso prodotti per il viso, ovviamente, per la maggiore, quindi base viso, make-up e anche uno shampoo. Sì. Allora, vi mostro prima lo shampoo per poi passare al make-up. Abbiamo preso questo shampoo all'aloe vera, sarà sicuramente dall'azione purificante e lo andrò a testare al più presto. Io invece vi mostro questa BB Cream 8 in 1 nella colorazione Fair. Le BB Cream di Benecos sono famose per il loro inci impeccabile e per la loro coprenza. La BB Cream ha una coprenza medio-bassa, ma comunque sono davvero ottime. Sempre per rimanere in tema viso, io ho deciso di acquistare due fondotinta, uno nella versione
versione più leggera, si chiama Natural Light, l'altro invece è il Natural Creamy. Ovviamente non abbiamo provato nessuno dei due prodotti, quindi vi faremo sapere effettivamente la differenza tra i due prodotti. Le colorazioni sono Sahara e One, che sono adatti proprio ad una pelle olivastra, e poi magari vi mostreremo proprio lo swatch. Per quanto riguarda invece bronzing e blush, io ho scelto questo Natural Bronzing Duo, con una parte col blush e una parte con il bronzer, perché avevo bisogno di un bronzer con un buon inci, dal momento che quello che avevo prima mi faceva uscire tutti i brufoletti, e un blush diciamo in tre colori diversi, che secondo me su una pelle abbronzata, sperando che migliori il tempo, sarà veramente bellissimo. Rimanendo sempre sulla base viso, come polvere io ho deciso di prendere la cipria nella colorazione sand e poi un blush, una tra le tonalità più scure di Benecos. E sempre nell'ambito polveri ho preso questi due fondotinta minerali, quindi in polvere libera, che sono anche in questo caso delle tonalità abbastanza scure, sono sand e medium beige, quindi lo andrò ad utilizzare sicuramente nel periodo primavera-estate. Per finire invece la parte viso, vi mostro rapidamente cos'altro ho preso, che sono il correttore liquido, quindi sarà con l'applicatore comodo con la spugnetta, e poi questa palettina di correttore. E io ho preso questo mascara, che ha praticamente lo scovolino incurvato. Non ho mai provato un mascara di Benecos, quindi sono curiosa di testarlo al più presto. Invece nel mio caso ho deciso di prendere una base occhi, quindi da applicare prima dell'ombretto, ovviamente gli permetterà di durare di più ed esaltare il colore, e anche io ho deciso di optare per due mascara completamente bio, uno multi effect, di cui una ragazza lì dello stand me ne aveva parlato benissimo, quindi ho deciso di provarlo, e poi un altro effetto volume. E per quanto riguarda le labbra, io ho preso due colori molto portabili. Uno è un rosso nella colorazione Catwalk e poi un bel nude molto scuro, non so se riuscite a vederlo, nella colorazione Toffee. Nel mio caso invece ho preso anche io due rossetti completamente bio e sono Pink Rose e Pink Honey. Pink Rose vediamo che ha una punta ovviamente di magenta, non scurissimo però molto intenso, mentre Pink Honey in questo caso è un bellissimo nude dal sottotono rosa. Non vediamo l'ora di fare comparazioni, quindi probabilmente diventeranno dei dupe di rossetti che già abbiamo. Lo stand di Mesauda, che ci ha omaggiato con tantissimi bellissimi prodotti, e siamo veramente felici perché non abbiamo mai avuto l'occasione di provare questo brand. Sì, volevamo proprio conoscerlo, quindi siamo passati appositamente. Ci hanno lasciato numerosi prodotti, io vi inizio a mostrare la terra in polvere nella colorazione Tahiti nel mio caso. Li proveremo ovviamente nel periodo primavera-estate. Io invece ho questo bronzing nella colorazione Bahama, molto molto caldo. Poi ci hanno lasciato tantissimi ombrettini, sì. Uno su una tonalità del blu petrolio che si chiama Dollar, il 104. Molto molto bello. Poi abbiamo il 106, che è un bellissimo color rosato delicato, un rosa antico. E infine abbiamo questo espresso numero 108, che è proprio color caffè, quindi completamente matte e perfetti anche per realizzare dei trucchi smoky. Invece io vi mostro questo eyeliner tecnico, io sono una patita di eyeliner, quindi non vedo l'ora di utilizzare. Altri prodotti che ci sono stati lasciati e che ci sono stati spiegati oltretutto dalla ragazza che ci ha accolto nello stand sono questi smalti, che probabilmente saranno dedicati alla base, adesso poi li andremo a leggere, alla cura delle unghie, sì. Che erano proprio della linea nuova, quindi ce l'ha spiegati ed eravamo curiosissime di provarli ovviamente. E in più ci ha lasciato l'olio per cuticole. I packaging ci ha detto che sono stati cambiati, sono completamente nuovi e li troviamo estremamente eleganti poiché sono matte e squadrati. Come ultimi due prodotti vi mostriamo queste due matite per sopracciglia nella colorazione 103 e 101. Ok, sono uguali. Nel padiglione delle unghie siamo passati dallo stand Mini. Ci hanno lasciato questo bellissimo smaltino in un color petrolio. La colorazione, non vi so dire, blutata si chiama, anche il nome è molto simpatico e per la primavera è molto molto indicato. Nel mio caso invece mi hanno lasciato questo verde satinato, un verde molto intenso, e si chiama Suberosa. Altri smaltini che abbiamo ricevuto presso uno stand che non conoscevamo sono questi del brand Mollon Pro Professional.
non lo conoscevamo, quindi abbiamo preso comunque un color rosso molto portabile e questa tonalità più scura che penso che è uguale. E ovviamente testeremo, vi faremo sapere la durata. Nello stand di Fabi siamo passati e ci hanno lasciato questi due omaggini. Questo colore Parole Parole, che si addice proprio alla mia personalità, e questo Sweet, che è un bellissimo rosa baby. A me hanno lasciato invece questo bianco, io intravedo poi un sottotono un po' azzurrino, ma magari mi sbaglio, è la neve che fa riflesso. Comunque si chiama Lightness, è molto chiaro, anche questo qua secondo me su una mano abbronzata fa un bellissimo effetto. Come ogni anno passiamo sempre dallo stand di Gama, che è un'azienda italiana che si occupa di prodotti professionali per capelli, e ci hanno lasciato veramente un sacco di cose fantastiche, tra cui due sponda da viaggio. Questo veramente è indicato e mi serviva per la palestra, perché andando in palestra è sempre utile un phon richiudibile che ingombri poco spazio. Sì, è davvero bellissimo, oltretutto anche il modello. Un termoprotettore rivitalizzante termico, questo qua l'avevamo ricevuto anche l'anno scorso e devo dire è davvero fenomenale. Poi un braccialetto di questi qua che si chiudono in modo molto particolare sul braccio, e come ultimo un vaporizzatore che può essere utilizzato sia per i capelli ma anche per la vita quotidiana. Infatti stavo pensando di utilizzarlo per annaffiare le mie piantine. Inoltre nello stand di Gama ho avuto la possibilità di farmi tagliare i capelli dal famosissimo Gitano, che sarebbe un parrucchiere spagnolo che ha avuto la particolarità di tagliarmi i capelli a testa in giù. Mi ha tolto, ragazze, un chilo di capelli, però devo dire che il taglio che è uscito fuori è davvero bellissimo. Se volete vedere le storie che abbiamo fatto durante il Cosmoprof, ovviamente andate sul nostro profilo Instagram, che sono in evidenza, in modo tale che così fate pure voi un viaggio virtuale nel Cosmoprof. Rapidamente vi parlo di un altro prodotto per capelli. Siamo passati dallo stand di Nashi Argan, che ci ha lasciato il solito shampoo, balsamo e olio d'argan, lo lascia quasi ogni anno, ma la novità è proprio questo profumo per capelli. Le profumazioni di Nashi Argan sono sempre buonissime, non abbiamo ancora provato questo nuovo prodotto, però sicuramente si atterrà alla solita filosofia del brand. Ci siamo passate da Apiarium, che è un brand che conosciamo ormai da tantissimo tempo, ci fanno impazzire il loro packaging molto anni 50, e ci hanno lasciato questo bellissimo balsamo bioconcentrato, e fortunatamente ci hanno lasciato un balsamo perché io ero veramente in cerca disperata di balsami che me li finisco in tempo record. Questo qua è un attivatore di luce per tutti i tipi di capelli, lo proveremo e vi faremo sapere. Nakomi, che ha sempre delle profumazioni, dei colori, dei packaging accattivanti, quest'anno hanno deciso di lasciarci questi sali da bagno nella profumazione nuova, che era Summer in Greece. Ovviamente abbiamo annusato di tutto e di più e sperimentato tantissimi nuovi prodotti. Quelli dell'anno scorso ci avevano fatti impazzire, questo sicuramente non deluderà. Ci ha spiegato che riempirà la vasca di bolle, quindi vi faremo sapere come ci troviamo. Nello stand di Lumen ci è stata lasciata questa bellissima candela con una frase simpatica. Qua abbiamo in questo caso donami amore e luce ogni volta che mi pensi. Questa qui è molto carina anche per fare un regalo e per magari accenderle e fare un po' di atmosfera in camera. E poi come secondo omaggio ci è stato lasciato questo profumatore per la macchina che si chiama Leonardo. Vi parlo velocemente del padiglione di Equilibra, perché siamo stati lì tantissimo tempo, è stato un padiglione divertente perché ci sono stati anche tanti ospiti, tanti eventi, c'è stata la Miss Italia. Ci è stata lasciata questa pochettina con diversi prodotti, ovviamente appartenenti alla linea makeup, che è la linea nuova lanciata proprio quest'anno. Quindi abbiamo questo ombretto azzurro intenso, le colorazioni sono molto naturali, tutta la linea presenta proprio delle tonalità, delle nuance calde e naturali. Questo correttore Natural Beige. Ok, questo quindi è simile. E poi due rossetti. Io nella colorazione rosso sangria e rosso magenta. Nel mio caso anche un rosso magenta e rosso marsale invece, bellissimi e molto intensi. Altro acquisto indispensabile da fare era sicuramente la spugnetta viso, quindi questa spugna naturale di mare per andare a struccare il make-up, e i pennelli.
quindi poiché nel mio caso mi serviva questo per stendere il fondotinta che si stava praticamente spelacchiando, mentre nel mio mi serviva la famosa spugnetta per andare a stendere il fondotinta. Quindi abbiamo deciso di andare da Peggy Sage, di cui oltretutto avevamo sentito parlare benissimo ma non avevamo praticamente provato mai nulla. Ovviamente io, che sono fissatissima con le sopracciglia, non potevo non comprare il kit di Christian Faye. Questo qua è il kit in nero, perché io sono molto molto scura come sopracciglia, e all'interno ha sia gli stencil per fare la forma che i due pennellini per andare a stendere la polvere. È un prodotto che già conosciamo, lo avevamo comprato molti anni fa al Cosmo Prof, forse era il nostro primo anno. Sì, e ne siamo usando tuttora. Sì, e ne siamo rimaste davvero entusiaste. È un prodotto validissimo, costa un pochino, però veramente vi dura tantissimo. Tornando al padiglione biologico, vi mostro due prodottini davvero interessanti che ci sono stati lasciati da Silvia, una ragazza carissima e simpaticissima che si occupa proprio dell'area social del brand Elan. Quindi, dopo averci spiegato tutta la nuova linea e la linea invece appartenente allo scorso anno di make-up e prodotti per le labbra, ha deciso di lasciarci questo scrub lip care levigante, quindi per scrubbare le nostre labbra, a base di zucchero, quindi si può anche assaggiare. Ce lo andremo a mangiare praticamente. E poi, sempre della stessa linea che si chiama Doro, ci ha lasciato questo lip gloss che è un rosso mattone con dei micro glitterini all'interno, davvero davvero bellissimi. Tornando al padiglione unghie, siamo passati da Shellac, che ci ha lasciato questi campioncini della linea Spa che vanno a idratare e lenire le nostre unghie e cuticole. Questo Solar Oil, che sarebbe un olio solare sempre per le unghie e le cuticole, un trattamento a base di olio indicato per il periodo estivo. Come ultimo, questo Cuticle Eraser, trattamento per cuticole. Sì, ha la stessa funzione, però ci ha spiegato che è un po' più intenso, quindi se il Solar Oil si può usare tutti i giorni, questo un po' meno assiduamente. Sì, è sempre indicato per le cuticole, quindi per le unghie. Il Solar Oil oltretutto ci ha spiegato che dal 1991 si classifica sempre al primo posto come olio per cuticole in Italia. Infatti vogliamo provarlo, perché non abbiamo mai provato il loro olio solare, quindi andremo a vedere come si comporterà. No, siamo arrivate alla fine, ragazze, vi mostriamo gli ultimi acquisti e omaggi in questo caso che abbiamo fatto nel padiglione americano. Io sono stata omaggiata di questa lampada diffusore di aromi indicata per l'aromaterapia. Già ne avevo una e veramente mi fa impazzire, perché crea un'atmosfera nella stanza molto rilassante, e in più abbiamo preso questi oli essenziali da mettere all'interno della lampada. Sì, nel mio caso ce n'è uno alla menta, uno al lime e tea tree. Invece il mio c'ho il tea tree e poi il patchouli. Altro prodotto sempre che ci è stato omaggiato presso questo brand Art Natura sono queste salviette viso, quindi non lo conosciamo, ovviamente le metteremo alla prova. Bene ragazze, siamo riuscite a farvi vedere più o meno tutti i campioncini e omaggi che abbiamo ricevuto. È stata una maratona, ve lo assicuriamo, perché c'era tanto e tanto da chiacchierare, però siamo state brave. Sì, ovviamente non vi facciamo vedere tutti i campioncini in monodose che abbiamo ricevuto, perché sennò veramente sarebbe un video lunghissimo che non terminerebbe più. Speriamo che il video vi sia piaciuto e che siamo state esaustive nel mostrarvi tutto. Ovviamente per le recensioni seguiteci sul nostro profilo Instagram, perché lì è sempre più aggiornato, e anche tramite le stories è una cosa più diretta. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi mandiamo un grosso bacio. Ciao! Ciao.